Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha sottoscritto a Palazzo Chigi l'accordo per la coesione per la Campania con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un accordo che consente di assegnare alla regione guidata da De Luca un ammontare di risorse nazionali tra Fondo di Sviluppo e Coesione e Fondo di Rotazione pari a 3,478 miliardi di euro per investimenti strategici sia per i cittadini che per le imprese del territorio. La firma è l'esito di un percorso a ritmo serrato che ha visto le strutture della Presidenza del Consiglio, coordinate dal Ministro per le Politiche di Coesione Raffaele Fitto, lavorare in sinergia con la Regione e le amministrazioni centrali competenti per ciascuna materia, al fine di individuare le priorità progettuali impegnandosi sulle tempistiche di realizzazione. La previsione di tempi certi per l'utilizzo dei fondi, pena la revoca, è proprio l'elemento caratterizzante della riforma della politica di coesione nazionale varata dal governo nel settembre del 2023. Magari potevamo risparmiarci qualche tensione col governo, ha dichiarato De Luca, ma oggi dobbiamo guardare avanti. Mi auguro, ha aggiunto, che anche l'accordo serva a far maturare nell'orientamento di tutti uno spirito di collaborazione e di coesione nazionale. Ci possono e ci devono essere posizioni distinte, ma nel rispetto dei ruoli e immaginando la funzione di governo non come una funzione di conquista di potere o di risorse, ma di esercizio. Un potere derivato da un voto elettorale, ma di rispetto per tutte le funzioni istituzionali. Dunque, ha terminato De Luca, mi pare complessivamente un risultato importante e positivo.